Grazie Presidente, non so quanto sarà tollerante nei miei confronti, ma 3 minuti veramente, guardi, sono pochi perché di sciocchezze in aula io in questi giorni su questa delibera ne ho sentite fin troppo. Io parto dalla parte finale. Io al consigliere Figliomeni, io voglio bene in definitiva, so che è difficile da comprendere, però c'è simpatia. Il problema è che tutte le cose che ha detto lui che avremmo dovuto fare noi, non si capisce perché la sua parte politica non le ha fatte con il dottor Oriani e il dottor Barazzani, che erano i commissari nominati dal governo Berlusconi quando Alemanno ha governato per 5 anni. E gli voglio dire pure una cosa semplicissima, perché è un po' fuori da questo discorso, perché parliamo di debito commissariale. Alemanno è arrivato col debito zero, perché stabilito dallo Stato, è uscito con debito 800 milioni in 5 anni, quindi io su questo starei un attimino tranquillo dal punto di vista, no, della prudenza politica nel fare determinate affermazioni. Un'altra cosa, cita 3 amministrazioni, compresa la nostra. Caro Figliomeni, nemmeno questo, perché l'indagine della Corte dei Conti si ferma al 2017. E lo sa a dicembre 2017 chi era il commissario del debito commissariale? La dottoressa Silvia Scozzese, ex assessore della Giunta Marino. Quindi, dal punto di vista delle relazioni con la gestione commissariale, questa amministrazione, dal punto di vista strettamente politico, non c'entra proprio nulla, perché il commissario del governo successivo è stato nominato nel 2018, quando la dottoressa Scozzese si era già dimessa. Quindi, se qualcosa ha fatto questa amministrazione, ha messo a posto un po' le cose. E la Corte dei Conti, come ha detto giustamente l'assessore, non sta dicendo al Movimento 5 Stelle o qualche cosa, sta dicendo: guardate che la gestione commissariale dal 2008, momento grave in cui è stato fatto un gran macello, un gran casino, perché è stato buttato lì tutto un po' così, no, alla carlona, al 2017, cioè quando finisce il periodo di gestione commissariale, dove è stato fatto praticamente nulla dai 3 commissari, 2 del governo Berlusconi e 1 del governo Renzi, praticamente oggi ci viene a dire sistemate le cose e, come giustamente ha detto l'assessore Lemmetti, 3 cose l'abbiamo fatte, due, una quasi finita, quella che rimane fuori sono forse 9 miliardi ulteriori, no, degli espropri che andremo ad accertare. Quindi i romani e gli italiani scopriranno che effettivamente il debito era di 33 milioni, ma oggi ne era conosciuto probabilmente 9 di meno, perché quello non era stato ancora iscritto nei bilanci. Vale a dire, io, assessore, visto che lei non è di Roma, ringrazio lei, rappresentante di tutti i cittadini italiani, che il 1° gennaio di ogni anno tirano fuori 300 milioni per pagare il debito fatto da amministrazioni incapaci. Nulla di più. Incapaci. Ovviamente il Movimento 5 Stelle non può che votare con favore questa presa d'atto della preziosa indagine fatta dalla Corte dei Conti, che io ringrazio.